Giovani amici di Solo Good Time, ben ritrovati. Oggi un nuovo appuntamento con una live tratta sempre da Interno 13. Parleremo del logo della RAI, ovvero la TV più importante e prima nata nel bel paese. Quindi vi lascio al video, come sempre trovate tutti i link sotto in descrizione e buona visione. Ciao! Prego, vadi, locandiere, si presenti. Eccomi, Anzi, mi buonasera a presenti. tutti, la presento, eccoci Mi qua, presenti, ciao a locandiere. tutti, ciao chat, abbiamo qua il mitico follow per un altro episodio di Fun with Plex. Ah no, quella è un'altra cosa. No, 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 ho no. sbagliato. Mi dissocio, mi dissocio. Altro episodio di It's Logo Time. Cosa ci parli di oggi Bravo, di bravo. bello, caro follow? Allora, visto che a quanto pare dopo si parlerà di attualità, portiamo il logo della RAI, che è notoriamente, vabbè, l'azienda televisiva principale italiana, anzi, principale, oddio, però Sì, una delle un po' tre. morta con gli anni, però Però è stata diciamo la che. prima, quindi nel senso, la più importante, mettiamola così, però non più di tanto. Stiamo dicendo un po' di Mamma Rai, Però se volete sabbarvi al fateci una canale. donazione e parleremo bene di voi. Assolutamente, assolutamente. Allora, iniziamo così. Ce la sleviamo Ci ha proprio già questa. lanciato. Sì. 48, attenzione. Ci Sì. ha già lanciato il primo logo la regia senza che noi dicessimo niente. Ormai la regia sul pezzo è abituata a stare avanti a noi. Allora, il primo logo, 1948, quindi i primi inizi, no, dell'azienda, della radio televisiva italiana, logo disegnato da Erberto Carboni, noto pittore e architetto del passato, quindi passato, in quegli anni lì. E una cosa molto curiosa è il fatto che sicuramente ha un carattere particolare e quantomeno egiziano, più o meno, ha queste Infatti. forme un po', no? Un po' geroglifiche, Geroglifiche. sì, infatti è. Tra Bravo. Un po' l'altro molto geroglifiche. bello, meglio dell'attuale, devo dire. Vabbè, mica, meglio dell'attuale è facile. Oh, Ci scusate, arriveremo però comunque. ci arriveremo, però poi vedremo la banalità. No, no. Beh, Allora, andiamo avanti su questo. La cosa interessante è anche la I che va un po' a ricordare un'antenna televisiva o comunque una grande forma che dovrebbe ricordare un po' appunto un'antenna. Poi io non lo so, non è che ce la rivedo così tanto in realtà, però quel puntino bello grosso, magari. esatto, però le mie fonti. Così mi hanno detto, e quindi vai. Crediamo alle fonti che sono il web. Boh, vabbè, sicuramente di grande impatto per Vabbè, l'età che magari ha, eh? Perché nel comunque 48 erano così le antenne, magari, che ne sai? può essere. Purtroppo non riesco ad andare indietro nel tempo e guardare com'erano, però ci crediamo. Crediamo che siano così le antenne, va bene. Mettiamo i puntini sulle Esatto. Beh, i. dai, comunque è bello sto carattere egizio, prima volta che vedo un carattere di questo tipo. Effettivamente è abbastanza strano vedere un carattere simile, soprattutto per aziende comunque che fanno televisione o intrattenimento, cioè non è proprio così, no, non è proprio così utilizzato come tipo di carattere a priori, cioè a priori lo stile egizio è sempre un po'. Ma anche quasi cirillico, ti direi. Così squadrato, non lo so. Minchia. Parliamo di guerra fredda, perché 48 siamo lì, eh? Il Partito Democratico Sì. vuole andare al governo, il Partito Comunista. Stiamo attraversando argomenti difficili. Io Di cui non sappiamo niente, quindi potrei andiamo sapere avanti. qualcosa, però magari, sai, potrei dire delle castronerie. Andiamo avanti, regia, dai, il locandiere vuole andare avanti. Ah, Allora, questa è questo. Vai, vai, cosa pensi di questo qua? una semplice TV, Bravo, così. esatto.
La Rai, c'è Rai più questo o Rai proprio è stato escluso? No, no, c'era Rai e in più questo usato in determinati in determinate situazioni. Dunque il logo principale rimaneva quell'altro e poi c'era anche questo qua. Nei 5 anni dopo questo. Esatto, 5 anni dopo lo stesso autore di quello precedente, tra l'altro, decide, in concomitanza con la Rai, creano appunto questo nuovo logo che va un po' a chiaramente a sostituirsi in determinate occasioni, come ho detto prima, al logo Rai, la scritta Rai che conosciamo tutti. Anche in questo caso dovrebbe rappresentare un'antenna televisiva. Vabbè, ok, però vabbè, Mi hanno rotto un po'. Cioè già due loghi, già due riferimenti. Già più di prima. Dopo un po' basta. Beh, già più questa che quella di prima. Tra l'altro salutiamo il buon Elfo che ci saluta e dice che questa TV sembra un faccino. Effettivamente più che un'antenna potrebbe sembrare la faccia di un animale più che... Che animale, Elfo? Scrivici che animale. Vogliamo sapere le tue idee. Un'antenna che ha sfondato il soffitto, dice Dario. Potrebbe essere, perché no? Sicuramente la T e la V si prestano di più ad essere un'antenna. Però vabbè, nel senso, pochi dettagli, questo è abbastanza... A parte il rimando che dovrebbe richiamare, o l'oggetto che dovrebbe richiamare, per il resto... una cosa abbastanza semplice, chiaro, rispetto, avrei preferito un qualcosa più vicino al logo Rai, quindi che magari andasse a ricordare anche il logo Rai. Invece hanno deciso questa strada di percorrerla in un'altra maniera. L'altro è anche molto più squadrato, lasciami dire, il primo Rai che abbiamo visto, con quel carattere egizio. Ma è sempre mi sono perso forse qualcosa, è sempre lo stesso grafico che l'ha fatto. Sì, sempre lo stesso. Quindi un po' strano, è chiaro che poi qua dipende anche da cosa vuole il cliente, quindi se il cliente è la Rai, e in quel momento, in quel periodo, la Rai comunque era l'unica rete televisiva italiana, se vogliono quello, tu gli fai quello e stai zitto. Andiamo avanti, regia. Ancora, suppongo, singolo canale ancora a quei tempi. Sì, supponi bene. Poi facciamo un bel salto in avanti perché arriviamo fino al 1970, quindi quasi un ventennio di quei due loghi precedenti. Questo, vabbè, ovviamente, come puoi vedere, si distacca proprio completamente dalla visione di entrambi i due che ci sono stati in precedenza. Rimane comunque un colore nero. Ecco, la cosa da notare è il fatto che in questi primi tre loghi rimane sempre la monocromia, quindi sono neri o bianchi a seconda, chiaramente, come dico sempre, dell'applicazione finale. Quindi, però tendenzialmente la Rai non aveva un colore prestabilito. Logo, tra l'altro, creato da Alberto Ribera, sì, che non è fratello di Ribéry, appunto propose questo logo dove, tra l'altro, la R e la A vanno ad intersecarsi tra di loro. Come puoi vedere, raspino. Come puoi vedere, il pallino della R è anche, cioè, va anche a richiamare un po' la parte finale della A, quindi ha fatto questo giochettino grafico. E anche, diciamo, stanghetta della I e della R sono lo stesso carattere. Sì, quello sicuramente, cioè il carattere adesso è questo. È venuto. Intendo la stessa forma. Sì. Già questo è un po' più elaborato, hanno cercato un incastro. Esatto. Dici tu, si discosta, cioè, questo è più tondeggiante rispetto a quello egizio che era molto squadrato. Esatto. Però mi sa che preferisco ancora quello io. Non sono gusti, sono gusti. Ma questo ricorda magari un po' un'azienda di tende da sole, non so perché. mi dà quell'effetto lì, magari sono io che ho un po'
di ricordi su alcuni loghi, sai, vacanze quando ero piccolo in Riviera, in Romagna, e quindi in Romagna. E vabbè, niente da dire su questo, fatto bene, perché comunque va a discostarsi totalmente da quello precedente, e comunque, ripeto, un lavoro fatto così, lo dico così, non dico nient'altro. Sì, certo. La regia dovrebbe capire che quando faccio così dovrebbe andare avanti. Ah, arriviamo nell'83. Allora. Ah, questo mi sa, non so, questo si è dato per un bel po' di tempo, mi sa, perché ne ho memoria anch'io. Poi vabbè, lo scopriremo dopo, fino a quanto durato. Esatto, scopriremo. Allora, questo qua, la prima cosa da notare sicuramente è la scelta del colore, perché finalmente la Rai decide di prendere un colore suo, tra virgolette, ovviamente, che è questo blu che va un po' anche a ricordare l'azzurro delle maglie da calcio della nazionale, o comunque delle varie nazionali di qualsiasi sport italiano, che appunto è l'azzurro o il blu. Notoriamente gli italiani sono riconosciuti come gli azzurri, colore preso dallo stemma araldico dei Savoia, quindi, che è proprio che te lo dico a fare, direbbe De Niro. Allora, quante nozioni che ci snoccioli. Questo più la scritta logo, sotto, comunque, cioè la radio televisione italiana fa parte del logo, comunque. Sì, in questo caso sì, fa parte anche del logo la scritta sotto radio televisione italiana, purtroppo, però che vuoi dire. La vera svolta di questo logo è il fatto che per la prima volta non viene affidato a una sola persona, ma a un'agenzia esterna, ovvero la ARA, quindi Rai ARA, no? La fantasia, che potevano scegliere qualcun altro. Appunto, da quest'anno in poi ci sono anche i canali. Quindi la Rai non ha più solo un canale, ma i canali vengono rinominati Rai 1, Rai 2, Rai 3, e ad ogni colore viene associato un canale. Quindi, cioè, Rai 1 ha l'azzurrino, Rai 2 ha il rosso, o Rai 3 ha il rosso. Comunque, l'azienda, in questo caso, l'azienda grafica e l'azienda televisiva, decidono di dare questo senso logico ai canali, affidando un colore specifico, appunto. C'era anche un simbolo, mi sembra, no? O ricordo male? In che senso diventa? Tipo c'era il tondino. Sì, no, bravo, oltre a Rai 1 c'era anche il tondino, sembrava PlayStation. Esatto, Rai 1 aveva un cerchio, se non ricordo male, Rai 2 aveva un quadrato, Rai 3 il triangolo, comunque sì, dei sì, erano, un però, po' sembravano. Cavala X e poi era della PlayStation. Esatto, poi forse per quello che magari hanno preferito non usarli per troppo tempo. E, vabbè, quindi tra l'altro, oltre a creare questo logo, creano un logo per ogni canale, che non ho portato perché tanto alla fine era la scritta Rai con scritto di fianco 1, 2 o 3 nello stesso carattere, solo con un colore diverso, quindi piuttosto lo spiego a voce, tanto non era una roba molto importante. Ok, sì, infatti assieme a questi canali vengono assegnati i simboli sfera, cubo e non era un triangolo ma un tetraedro. Ah, ok, erano tridimensionali, adesso se ricordo sì, bene. Esatto, sfera, cubo non e tetraedro. Erano... E basta. Che è una piramide. Esatto, sì, che è una piramide, però chiamiamola come va chiamata. Locandiere. Allora. Attenzione! Vabbè. Un po' di patriottismo in questo logo. Che modifica importante qua, no? Cioè, io dico, ma con tutti i posti dove potevi mettere la bandiera, anzi, non è con tutti i posti, perché il posto secondo me ci sta anche. Ma perché devi tenere sotto quel fondo blu? Che tra l'altro è parte della lettera
proprio Devi trasforma quel pezzo di lettera A nella bandiera italiana. No, invece decidono di lasciare. Vabbè. Concordo. Rispetto a quello precedente, perde l'unione tra le lettere, quindi le lettere si spaziano tra di loro, e perde, vabbè, la nomenclatura sotto Radio Televisione Italiana, e... però... Meno male. Esatto. Però fondamentalmente è lo stesso logo con lo stesso carattere del precedente, con l'aggiunta del patriottismo che ogni tanto ci deve salire per forza. Vabbè. Lasciamo stare. Era meglio attaccato. Era sì, più bello unito, secondo me. Anche secondo me. Anche secondo me era più bello unito. Regia, vada indietro, anche... per cortesia. Anche di questo c'erano tre versioni, Rai 1, Rai 2, Rai 3, o...? No, sì, però rimane il concetto di quello precedente. Quindi okay. Cioè, cambia soltanto questo qua, ma gli altri... Rimane sempre Rai 1, Rai 2, Rai 3 con i vari colori che si vanno a differenziare in base al canale. Oh, andiamo avanti, dai. No, ma è un parto questo. Allora. Comunque Elfo è nostalgico dei primi loghi della Rai, visto che lui comunque ha una certa età. Ma lui si ricorda quello del 48? No, si ricorda questi qua colorati. Mamma mia. Ah, che bello quello del 2000. Allora, questo qua, vabbè, con chiaramente l'avvento del millennio, l'azienda decide di cambiare logo in maniera abbastanza radicale. Quindi si passa decisamente a un font un po' più banale. Arial sembrerebbe veramente abbastanza semplice. Che per carità può anche essere una scelta azzeccata, però ha sia i pro che i suoi contro. Essere troppo riconoscibile a volte vuol dire essere un po' banale, però... diciamo che lo stemma che c'è al suo fianco fa sì che la scritta Rai non venga più di tanto messa in evidenza, quindi ti concentri di più sulla farfalla con i due visi piuttosto che sulla scritta, perciò può starci anche qual così è? Insomma, c'è un significato dietro quella farfalla o... Allora, leggo testuali parole mie che ho scritto prima. Allora, sentiamo. La farfalla praticamente rappresenta la libertà, quindi di guardare qualsiasi canale che tu voglia, no? Quindi sulla Rai puoi trovare qualsiasi cosa dei tuoi gusti, più o meno, in realtà. E quindi i due volti, che vanno poi chiaramente a formare anche questo disegno, richiamano il dialogo e l'interattività che chiaramente in quegli anni aveva iniziato un attimino a prendere corpo anche in televisione, quindi due riferimenti decisamente importanti. Poi che sia un logo azzeccato per una televisione, non lo so, però il concept dietro, se la storia è quella che mi dici tu, secondo me è molto, molto azzeccato. Sì, il concept dietro è carino, cioè niente da dire, però magari sai, forse sono io che mi aspetto sempre un po' tanto dalle aziende importanti e soprattutto della televisione principale italiana, che dovrebbe essere la principale italiana, quindi se è paragonata magari al logo di Mediaset o al logo di Sky, ecco, questo lo vedo veramente un pochettino più semplice e anche meno capibile. Il concept è bello dietro, ma dalla persona che lo vede fuori dice sì, ma cosa mi rappresenta una farfalla? Beh, Elfo dice che la farfalla in oltre volle può quindi raggiungere e trasmettere ovunque. Sì, ma la farfalla semplice ma poetico. Cazzo trasmette? Vabbè, la Rai è sovvenzionata dello Stato, quindi non morirà mai. Ci sorbiremo il Festival di Sanremo da qui all'eternità. Non mi avranno mai. Non mi avranno mai. Io seguirò solo il collegio. Vabbè, se c'è un altro caso Bugo, vale la pena seguirlo anche quest'anno.
Beh, cazzo, vero? Hai ragione. Potrebbe essere interessante. Poi c'è anche Ibra, quindi... E Ibra? Sì, c'è Zlatan per 5 giorni su 5 al Festival di Sanremo, vedi? Allora, secondo me, ma... vale la pena quest'anno. Dai, cazzo, conduci? Allora... Siamo agli anni 2000 e arriviamo all'ultimo direi anno. Ok, come vediamo appunto, vabbè, si è aggiunto poi il canale Rai 4, poi c'è anche Rai Storia, Rai Sport, eccetera eccetera, però questi qua sono i canali principali dell'azienda. Come vedi, ognuno ha un colore predeterminato. E cambia da quello precedente, che quello precedente, vabbè, non l'ho fatto vedere, però rimaneva sempre Rai 1, ma col numero scritto, era sempre Rai 1, 2, 3, in questo caso diventa Rai e poi il numero del canale, che tanto anche sul digitale terrestre è sempre quello, quindi Rai 1 è su Rai 1, Rai 2 è su Rai 2, eccetera, eccetera. Il 4 era troppo lungo, il lettere, ho detto vabbè, mettiamo i numeri. Potrebbe essere che per il fatto che il 4 sia un po' più lungo rispetto agli altri abbiano deciso di utilizzare semplicemente i numeri, cioè ci sta come scelta, obiettivamente è più semplice e anche più intuitiva per un canale, quindi non hanno fatto una scelta sbagliata. E rispetto a quello precedente, vai. Voglio capire se questo qua è del 2000, l'ultimo, quando è stato introdotto. Questi qua sono stati introdotti nel 2012, se almeno... non sbaglio. Sì, aver detto una decina d'anni più o meno. Aspetta, vado a controllare. Non se la chat lo sa. Vediamo se riesco a trovarlo perché ce l'avevo qua. Allora, dovrebbe essere, sì, 2010, no, scusa, 2016. Anche recentissimo. Nel 2010 viene introdotto il riquadro con scritto Rai, quindi senza i vari numeri. Ah. E nel 2016 okay. Invece vengono upgradati anche i vari canali. Sì, è così. Confermo che questo è un'evoluzione del logo Rai pubblicato dalla Rai, quindi cioè ci fidiamo, sembra una fonte abbastanza attendibile. Mi fido, eh. E niente, rispetto a quello precedente vediamo che cambia soltanto il font, perché sparisce la farfallina e viene appunto introdotto questo quadrato di contenimento per tutte le varie cose Rai, anzi in realtà contiene solo Rai e basta, perché una volta era diviso in due, se non ti ricordi male c'era Rai e poi il canale con scritto 1 con i colori invertiti, di solito era, però questi sono dettagli, non te lo ricordo. Vabbè, seguito un po' comunque la tendenza di tutti di appiattire un po' i loghi, farli tutto più semplice, almeno quello che sembrerebbe. Sì, giustamente hanno preso quella strada, che poi chiaramente in realtà era stata presa già anni prima da anche altre aziende, poi decisamente meglio rispetto alla farfalla, ecco. Non tra i top, però. Non tra i top 2, però. Diciamo Elfo che... dice che trova normale, anzi doveroso, che un emittente TV si rinnovi spesso nell'aspetto grafico. Questo qui lo usano anche per la Rai Storia, Rai Sport. Sì, ormai questo è... Sì. Vabbè, secondo me a breve faranno un rebranding così. Te lo sparo lì, follo. Potrebbe essere, se l'ultimo rebranding è del 2016, anzi 2010 in realtà. 2021. Potrebbe starci nel 2021 una revisione, perché obiettivamente sarebbe anche ora. Magari usare un font un pochettino
più carino e magari proprietario e non riconoscibile, no? Queste possono piccole idee, poi Rai, se lo vuoi prendere te le regalo, te le regalo così. No, vendigli una consulenza, che regali. No, io vado avanti per conoscenze. Ci chiedono se la scelta dei colori è casuale. Guarda, non ne ho la minima idea. No, in realtà credo che sia una scelta semplicemente perché sono dei colori più riconoscibili e più che attirano di più la vista dell'uomo o comunque della persona che guarda la televisione. Infatti sono comunque azzurro, rosso e verde, poi vabbè, si è aggiunto anche il viola, ma i primi tre sono colori che sono molto riconoscibili e in più sono rosso, verde e blu, che sono i colori RGB che vengono utilizzati sugli schermi, quindi la kettle, il viola, il viola, vabbè, che ne aveva, il viola, aveva uno. Il viola è bello, il viola piace perché il viola è blu e rosso, cioè, il quinto canale sarà rosso e verde, quindi potrebbe essere, allora è rosso e giallo, blu. Sai che non lo so se hanno fatto altri canali. No, magari sto dicendo una cagata, perché sì, rosso e blu credo sia viola al 100%. Però io non vedo altri... Invece no. Elfo ci tira pure sì. Un'interpretazione. Rai 1 è generale ma principale nazionale, quindi blu. Rai 2 ha programmi più incisivi, più forti, quindi rosso. E il verde perché è quello un po' più pacato, non so. Canali... Potrebbe essere un'interpretazione anche questa, in realtà. Regionale, particolare, di famiglia, verde. Viola, sì, poi... Elfo? Sparaci anche l'ultima perla. Viola? Sentiamo. Ma poi sul viola che cosa c'è? Sul Rai 4 cosa producono? Cosa mettono? Perché molti contenuti di ultima fascia, ma comunque... Devo dire che le tue interpretazioni ci possono anche stare. Sì, beh, tutto sommato sì, possono essere interpretazioni. Bisognerebbe sentire chi ha ideato. Chi l'ha ideato? Non Chissà. Lo so. Non lo so. Questa è una fonte che non sono riuscito a scovare, ma chiamerò il Rai e chiederò direttamente al presidente Rai o ad Amadeus. Vediamo. Logo, ultimo logo, Rai... Vediamo che cosa mi dice. Vediamo se trovi. O scelta di colori potrebbe anche essere quello. Che vedi che c'è anche Rai Gulp che ha un azzurrino molto puffo. Rai Movie che è nero, bianco e nero. Rai Sport che è arancione. Poi c'è Rai Yo-Yo che... Beh. Rai Yo-Yo. Un botto di canali, cioè che neanche conoscevo. Eh sì, no. È che la Rai ne sa.